Buonasera, eccoci qua, bentornati. Una serata questa all'insegna della bellezza, della moda, un parterre di ospiti veramente all'altezza. Dimostrazioni pratiche in studio e fra poco vi sveleremo. Partiamo col presentare i nostri ospiti di stasera, qui già atmosfera natalizia. C'è già il primo ospite, l'albero. Meno male non mi sono vestita di rosso stasera. Paolo Parri, buonasera, è tornato a trovarci. Event manager, buonasera. È un piacere. Fabio Fondi, buonasera. Buonasera a voi. Direttore creativo. Direttore creativo. In due parole, che vuol dire direttore creativo? Direttore creativo, la responsabilità di creare, dal punto di vista della fase successiva, soprattutto alla creazione moda, i materiali, i supporti e gli strumenti per comunicare. Quindi da questo punto di vista la creazione di quello che viene dopo la creazione dell'oggetto moda. Proprio. Perfetto, in due parole mi sembra andata benissimo. È ottimo cuoco, ci parlava di... E invece stasera sei qua, insomma, alla fine... Dai, alla fine siamo proprio in argomento, voglio dire, stasera si tocca proprio la mia parte. Dalla bistecca dopo. Gianni Ugolini, che cos'è la bellezza? La bellezza, senti come te l'ho detto, dire, bellezza. Qui abbiamo i Fondi, che è naturalmente un esponente della bellezza internazionale. Il Fondi, meglio dire così, voglio dire. Direttore creativo crea, naturalmente organizza tutte le situazioni relative alla bellezza. Infatti noi come fotografi, passando dalle mani e dalle grinfie loro, di direttori creativi, usiamo i loro progetti per poter andare avanti e cercare di, in qualche maniera, poter portare a termine le foto più belle e rigorose in relazione al prodotto scelto. La bellezza in senso figurato o materiale. Ora, noi, facendo parte di un mondo, diciamo, dove è tutto patinato e tutto è finto, fra virgolette, perché oggi purtroppo tutto è bello, ma non è detto che sia naturale. Si può indirizzare la bellezza in due modi, in due canoni fondamentali e molto importanti proprio da questo punto di vista: la bellezza all'antica e la bellezza moderna. Oggi purtroppo tutto deve essere al massimo e tutto deve essere rigorosamente senza difetti. Questo vuol dire, dice oggi, la bellezza, la perfezione. Perché invece apparire e non essere, diciamo così, no? L'essere tante volte è più importante dell'apparire. Oggi purtroppo bisogna apparire e di conseguenza, relativamente al nostro lavoro, bisogna cercare anche nei momenti in cui ci sono dei piccoli difetti di poterli risolvere. Per bellezza, col computer si risolve tutto. Tutto è bello, anche la depina è bella. Anche la depina è bella, ma voglio dire, fortunatamente la depina è bella anche di suo, non c'è bisogno di ritoccarla. Tant'è vero, le foto che gli ho fatto io difficilmente sono passate in Photoshop. Comunque, al di là di questo, voleva dire, posso confermare sul fatto che è bello per Photoshop? No, che non è passata per Photoshop. È cambiata anche la cultura su questa cosa qui, perché prima tutto quello che oggi facciamo in Photoshop, prima si faceva con la luce. La luce era il modello trainante di come un fotografo deve iniziare la propria carriera. Luce e trucco. Non si iniziava con la macchina fotografica come oggi. Oggi basta avere una macchina fotografica, un computerino, tutti sono fotografi. In realtà non è così, perché c'è un background dietro che io dico sempre: le foto migliori partano dalla luce. La conoscenza della luce è praticamente il deus machina di ogni migliore fotografia. Ovviamente con il Photoshop è tutto più semplice. Partendo da quello che si fa oggi in Photoshop, all'inizio, nella conoscenza della luce, si può stravolgere ugualmente il tratto somatico di una modella, seppur bella, dandogli della luce più o meno diversa. Questo è importante, perché prima si faceva tutto con la luce ed oggi invece il compito è un momentino più semplice. Non è detto che sia diverso, però. Con Gianni abbiamo fatto delle fotografie che non si può dire che erano perfette o tipo anni 80, tutte delle Jerry Hall o qualcosa del genere. Ma erano ragazze... Anche che magari in relazione a una collezione c'è sempre la donna giusta per la collezione, esatto, giusta, perché non tutti gli stilisti ovviamente hanno una diversità operativa, una diversità di mercato e soprattutto un canale di informazione per poter
veicolare quel tipo di collezione e ci vuole la ragazza giusta che occorre per poter fotografare quel tipo di collezione. Quando scegliamo una ragazza, come in questo caso qui, che abbiamo... qui vediamo delle foto... Qui ci sono l'ultima collezione della Regina, che questo tipo di donna va bene per questo tipo di collezione. Certo. E un'altra donna va bene per un'altra. Questa è perfetta per questo tipo di... questo cos'è? Una foto di disegno? Ecco, a proposito. Qui ci abbiamo anche la Cristina di sfondo. Bene, bene, bene. Con gli occhiali. Bentornati. Qui, come sempre, durante la pubblicità ne succedono di ogni. Avevano fatto una scommessa Paolo Parri e Gianni Ugolini e infatti eccoli qua, si sono cambiati di abito. Cioè, ragazzi, io vi faccio vedere la giacchettina, è la prima volta che io mi metto io una giacchettina in vita mia, Gianni, però ho riscosso veramente successo. No, Paolo Parri con la mia giacchettina ugualmente. Allora che si fa? Ora dobbiamo sentire però il parere, il commento di Riccardo. Il commento di Riccardo, però attenzione, lui le può vendere le cose, attenzione. Ora bisogna rifarsi in guardaroba, ma anche perché bisogna andare in Gianni, negozio a comprare. Però fai una Riccardo venderà una giacca a te e due o tre foulard a me. Allora dico, Gianni, benissimo. Benissimo, veramente. È una sorpresa anche per me. Non credevo. La giacca di maglia che ti ha prestato Paolo ti sta da Dio. Ti smagrisce la figura. Anche qui, perché qui siamo. Gianni, veramente, veramente interessante. Hai dei dubbi sui miei pantaloni? Allora, a questo punto, il cambio di veste, di vestimento doveva coinvolgere anche il pantalone e la scarpa. Perché non in studio, Paolo, non diceva Paolo, qui, se mi inquadri Paolo sta benissimo, vedi, c'è il maglioncino blu, si è messo la tua sciarpetta, quindi Paolo rimane, era glamour prima ed è glamour ora. Io volevo vedere il Paolo con il tuo pantalone da compartimento ANAS, quello secondo me lo hai trovato in un mercatino del vintage ed era tutta roba indossata dai vecchi cantonieri dell'ANAS, capito? Che erano rossi, le fate. Ma può essere, ma con la sensazione c'è uno zio di mezzo, è un'eredità questa. Esatto. Ma devo dirti che a me piace da morire il contrasto tra un sartoriale sopra ed una cosa un attimino più cattiva sotto. Quindi anche la scarpa, insomma, la volevo vedere addosso ai piedi vellutati di Paolo. Il problema è che abbiamo avuto 30 secondi per buttarsi da. Comunque, allora. Il prossimo sketch. Riassunto finale. Luigi Tucci sarà vestito da sposa. Riassunto finale. Sono già sposato io, quindi ho già dato. Il Paolo mi rimane a altissimi voti e te, caro Gianni, mi migliori tantissimo. Bene, ti ringrazio. Posso spezzare una lancia anche a favore di Gianni, che non abbiamo messo in conto che comunque è un artista, un fotografo, quindi assolutamente come artista, no Gianni, hai deve un tuo estro, deve stare così. Bene, sì, è così. Cosa c'è dietro un servizio di moda? In realtà il servizio di moda ha al suo servizio grandi professionisti, grandi fotografi, bellissime donne, quindi esiste proprio una vera e propria magia del backstage e l'andiamo a vedere proprio ora, a brevissimo spero. I like
like the way you move. Ecco, questo è tutto quello che bello molto. Che è un servizio fotografico dall'A alla Z, insomma. No, poi dietro le quinte, la sensazione, quello che si respira, quello che succede. Naturalmente noi si vedono delle foto sul patinate sui giornali e non si sa mai quello che c'è dietro. In realtà c'è uno studio che va a monte settimane prima e passa da tanti professionisti fino ad arrivare alla foto finale. Una foto si progetta a tavolino come si progetta una casa da un architetto, si porta avanti, si costruisce, si va avanti con gli accessori, la location dove va, almeno che non si faccia in studio come in questo caso, e poi attraverso una serie di passaggi si vede la foto finita sui giornali e quello che in realtà l'utente finale percepisce, ma non percepisce assolutamente il tanto lavoro che c'è dietro una normalissima fotografia, insomma. Ora, in questo piccolo filmatino di Backstage ho cercato di rendere un pochino più facile la percezione della progettazione e della realizzazione di una foto. In realtà alla fine c'è una foto sola. Uno scatto solo. La preparazione è una cosa importante è che prima di arrivare a me passa dalle mani di una direction, diciamo l'architetto delle fotografie. C'è un progetto, c'è una costruzione di un'idea, di quello che si chiama concept in questo momento, cioè che cosa vogliamo dire, ci deve essere una strategia di comunicazione. Salutiamo tutti i nostri ospiti qua in studio, Paolo Parri, Fabio Fondi, Gianni Ugolini, Regina Schrecher, Riccardo Sacchi, buonasera. Maurizio di Aldo Coppola, Makeup Artist, salutiamo Pamela Lopez. Beh, possiamo inquadrarla. Dell'agenzia Esprima, non vale del management. Non vale perché ha 15 centimetri di tacco, 18 però.